quello che sta facendo in questi anni al cinema Pippo Del Bono è secondo me straordinariamente interessante. Questa modalità produttiva di girare in soggettiva, in presa diretta con mezzi poveri, un telefonino, è straordinariamente interessante. Ha ovviamente a che vedere con le trasformazioni della comunicazione, con l'avvento del digitale, eccetera, eccetera, eccetera. Ha molto a che fare con la prospettiva soggettiva in cui si mettono tanti artisti visivi. Ci sono delle immagini che io sto prendendo lunghe, cioè molto bello guardare un colore che cambia, che cambia. E dico, questo a teatro va bene, questo cinema, il cinema no, non ce la farò mai. L'attività di regista cinematografico in qualche misura influisce sull'attività teatrale di Pippo Del Bono, così come ovviamente la sapienza teatrale di Pippo ha a che vedere con il modo in cui lui affronta il problema della regia cinematografica. Cioè il cinema che entra nel teatro mi fa male ancora più il cinema, no? Sarà bravo in teatro, ma con la macchina da presa è un disastro. Si era capito D'amore e carne, girato con il telefonino, un diarietto narcisistico sulla sua condizione di sieropositivo e buddista, privo di qualsivoglia attrattiva per chi non fa parte del fan club. Perché noi adesso ne vediamo un tanto che sì, che piace per carità agli intellettuali, io non so più chi siano, però cosa vuol dire questa parola? Comunque piace perché mi fai sentirmi colto, ma stiamo totalmente dimenticando l'essere umano nella sua molteplicità. Allora per noi cambiare linguaggio è anche avvicinarsi agli altri. È come se il cinema avvertisse che ci sono traguardi sempre più ardui, difficili e scostanti da superare, come riprendere il silenzio misterioso della morte di una madre col compito di diventare la madre. E per avere quello sguardo lì, per me è fondamentale il rapporto col corpo. Si è alzato un vespaio sia per i finanziamenti ricevuti, 50.000 franchi dalla TV svizzera, sia perché alcuni brigatisti storici come Curcio e Cassetta in un'intervista hanno dichiarato che è loro diritto parlare. Io quando guardo in camera, improvvisamente tutta la mia attenzione è nella camera e vivo l'esperienza della camera e sono come mi escludo, no? Dall'esperienza teatrale. Nella camera ho un piccolo gesto, un piccolo occhio, un piccolo cambio di leggerissimo di direzione degli occhi, cambia totalmente il senso di una, conoscere una persona. In teatro è più difficile. Un documentario in cui si mescolano sentimenti privati e la politica. Certo che se il pubblico in parte scappa dalla sala nel momento in cui il regista riprende la mamma in coma all'ospedale fino all'ultimo respiro, uguale impressione, anche se di segno diverso, fa il racconto dell'uccisione di Peci. Se tu con tua madre, 50 anni di storia, e a quel punto tu e tua madre, che vi guardate negli occhi, e non so se lo sapeva, se non lo sapeva, non mi importa, comunque mettevo questa camera, ma senza mai interrompere quel flusso lì, tra me e lei. A ciglio asciutto, ma tenendo un tono da speaker della violenza, Senzani narra come andarono le cose. Siamo stati a passare un mese in cui lui ogni volta che mi raccontava degli anni, tutte le grandi notizie della lotta armata degli anni 60, io puntualmente, siccome avevo mangiato, poi mi viene la digestione, dormivo, russavo, gli dicevo ti racconto cose che non ho mai raccontato a nessuno, e tu russi, mi diceva sua moglie, mi sono addormentato. Però non aveva un senso pornografico, cioè non mi interessava, interessava l'essere umano. Qualcuno ha parlato di pornografia del dolore. Ci siamo trovati io e lui e Bobò a girare sulla barca come dei pazzi. E per un certo punto Giovanni mi diceva, adesso voglio raccontarti quella cosa lì, voglio raccontarti quel momento di Peci, quando abbiamo ucciso Peci. E allora a quel punto tiravo fuori la mia camera, sempre in carica, comunque lavoro, e a quel punto riprendevo solo io. Pippo Del Bono inquadra il brigatista Giovanni Senzani che, senza batter ciglio, aggiungendo un delirante discorsetto sul tema del trattamento dei traditori nei movimenti rivoluzionari, racconta l'esecuzione di Roberto Peci. C'è serietà, è chiaro che usando un mezzo così piccolo devi essere ancora più incredibilmente preciso. Non puoi iniziare, io non mi metto a filmare tutto quello che deve avere una necessità. Se no inizia a diventare un po' troppo, no? Ah sì, vedo questo, chissà, no, no. Paradossalmente c'è una drammaturgia. Nessuno che abbia vissuto quegli anni ancora ne porti le tracce di dolore può trovarsi d'accordo con un premio giustificato, perché attraverso la morte si parla delle rivoluzioni, del sangue, ma soprattutto dell'amore, della vita.
Sono parole vuote come quelle di Senzani che, anche nella conferenza stampa di Locarno, non ha mai fatto cenno della rilevanza spaventosa e turpe di un delitto con modalità mafiose del quale, dopo oltre 30 anni, non si è neppure pentito. E stupisce che la truppa di indignati in servizio permanente effettivo, quelli che, magari legittimamente, alzano il dito contro qualsiasi minuscola effrazione del buon gusto del politicamente corretto, stavolta non abbiano detto una parola, niente, a dimostrazione che anche il dolore in Italia conta soltanto se conviene che conti. La Camera non diventa aggressiva, non diventa aggressiva verso chi stai guardando, ma sei uguale, la Camera sei tu tra te e la persona che guardi, la Camera tra te e mia mamma, tra me che stava morendo, entrambi era testimonia di un incontro, non era così, era così, infatti sempre le mie inquadrature sono sempre un po' basse, era testimonia di un incontro tra me e Giovanni, come un terzo che ci guarda tutti e due e tu ti lasci guardare, per questo che io parlo con essere attore non vuol dire recitare un personaggio, essere una psicologia, anzi essere quello che parlava Krishnamurti, Castaneda, cioè della coscienza. Questo per me è il lavoro dell'attore, non è la psicologia, non è il perdersi, anzi è la lucidità. E questo per me vuol dire stare con una camera. Se io prima o poi dovrò fare un lavoro di insegnare a usare questi piccoli mezzi, farei lavorare molto sul training, prima di tutto. Lo show indecente del killer delle BR. Ovviamente non ho titolo alcuno per interloquire sul piano del pregio artistico del film di Del Bono, come non contesto la libertà di leggere gli anni della violenza terroristica con una chiave piuttosto che un'altra, ma chi si scandalizza per le parole di Senzani non esprime affatto la finta morale di un paese che non ha mai fatto i conti col passato. Diventa teatro questo girare, cioè nel senso che tu, il fatto che io per esempio cosa stio, ho fatto tanti anni in samurai, passo dei samurai, qui lavoravo sul maschile, sul fatto, sulla leggerezza, maschile e femminile, maschile e femminile. Per esempio questo usare la camera, no? Con morbidezza e allo stesso tempo c'è una forza nello stomaco che ti tiene, ecco, quello è l'attore, è il lavoro del teatro che è uguale. No? Del Bono, passato da teatrante per pochi a cineasta per molti. Io non ho voglia, potrei anche farlo, ma non ho voglia di scrivere sceneggiature. Mi fa un po' senso queste scritture di sceneggiature di cui poi un produttore la controlla e dice qua sarebbe meglio lui o lei a darsi un calcio nel culo. Leva. Chi siete per capire? Non si capisce mai le cose. Al clamore suscitato in Italia dalla pellicola si aggiungono le polemiche sui fondi che la RAI avrebbe concesso, figurando tra i coproduttori, ma come collaborazione, insieme a Cinémathèque Suisse, RSI Radio Televisione Svizzera, Vivo Films. La Cineteca Svizzera che mi ha messo a disposizione, bisogna riconoscere, un impianto importante, io lavoro col montatore di Jean-Luc Godard, uso di certe volte lui mi dice come si chiama? Fabrice Aragno, e che lui, io monto io i film, però lui è uno sguardo vicino a me, ogni tanto quando registro la mia voce mi dice beh questo qua è di Godard, questo microfono guarda che costa, vabbè dico, di Godard produce i miei film senza saperlo, però mi piace di stare vicino, diciamo, in quella famiglia. Quindi ho questa, diciamo, questa possibilità di trasformare, però trasformiamo il materiale quando è già montato, migliorarlo al massimo. È una vergogna che il film sia stato premiato, ma è ancor peggio il silenzio della RAI sugli eventuali esborsi sostenuti per rendere lustro alle BR. Attacca il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che giorni fa ha firmato un'interrogazione parlamentare. Ma io il cinema l'ho fatto nel sistema più, sono compagnia proprio del Bono e anche produttrice dei suoi film, nel senso che ho avuto la fortuna di avere un po' di anni fa, credo una decina di anni fa, una persona che mi propose un cellulare e io ero molto dubbioso, io ho sempre amato il cinema, giravo con quelle camere enormi VHS quando facevo questi documentari strani, e come no, il cellulare mi sembra vergognoso, e ci ho messo un po' a superarlo e poi invece ho iniziato a scoprire che in questi piccoli mezzi c'era qualcosa di poetico, mi permetteva uno sguardo totalmente tra l'altro opposto a quello che sono diventati. No, l'iPhone lo usi per dire TVB, TVTTB, TVCCP, tutte quelle cose lì, per la modernità, per la velocità. Invece a me mi è venuto naturale usare questi oggetti per soffermarmi a guardare le cose che normalmente mi passano di sfuggita.
a guardare dove non guardi. C'è questa frase degli indiani che mi piace molto: guarda quando pensi che non c'è più niente da guardare, ascolta quando pensi che non c'è niente da ascoltare. Questo per me è il cinema. Allora poi ho scoperto con questi mezzi, poi poco a poco ho imparato anche a montarmi i film, no? Che potevi fare dei prodotti di altissimo livello, che però usando dei mezzi assolutamente economici. Poi Sangue al Festival di Locarno ha vinto il Prix Don Quichotte, che è il premio assegnato dai Cineclub, con questa motivazione: Sangue è un film courageux et très personnel qui, come le roman de Cervantes, évoque la perte des idéaux, la mort, la lutte révolutionnaire, la déception et le pouvoir de l'art et de l'amour. Però per esempio tantissimi momenti di Sangue è stato preso, tutti i dialoghi di mia mamma, tutta la parte di Giovanni, tutto assolutamente con la mia piccola Canon, credo che costi 230 euro. Anche Le Monde ne ha parlato. Sangue de Pippo Del Bono creuse une veine voisine aux confins de l'intime et du politique. Dans une scène magnifique, l'acteur et réalisateur italien ouvre un à un les volets d'une chambre d'un feu de bois peinant à tirer de l'obscurité. La scène résume le film à merveille, qui chronique la lutte contre la mort de Del Bono, de sa mère malade, d'un ami terroriste repenti et pourquoi pas de l'Italie tout entière.